Allora, io sono una collega di Tiziana, mi chiamo Monica, anche io come lei, quindi sono una biologa e nello specifico, come ha anticipato la mia collega, noi ci occupiamo appunto di ricerca, quindi ci siamo specializzati in ricerca. Fare ricercatore è una delle tante possibili sfaccettature di chi ovviamente sceglie di intraprendere un percorso in biologia. Io, a differenza di Tiziana, ho fatto il liceo invece classico. Spesso mi è stato chiesto se magari questo poteva essere un po' limitante per fare il percorso in biologia, perché comunque, è noto che in biologia si fa anche tanta matematica, tanta fisica. Quello che posso dirvi per mia esperienza è che, non è assolutamente limitante, quindi, perché comunque quando andrete all'università, comunque rinizierete a fare un po' il percorso di matematica e di fisica partendo un po', diciamo, dalle basi, vi spiegheranno comunque le basi sostanzialmente. È chiaro che avere delle buone basi di matematica, di fisica, così come di chimica, vi agevola, chiaramente vi agevola tantissimo, perché vi permette magari di partecipare alle prime sessioni di esame. Perché chiaramente rispetto agli altri sarete molto più veloci nello studio e nella preparazione dell'esame. Ad esempio, io, nonostante abbia fatto il liceo classico, ho avuto una buona preparazione di matematica e di fisica, però ad esempio ho fatto pochissima chimica. Non sono stata tanto fortunata per quanto riguarda la materia chimica e quindi mi sono dovuta un po' fare da autodidatta, come dire, lo studio della chimica. Partendo dalle basi, però comunque in ogni caso in università vi verranno indicati dei libri da seguire come guide e quindi si può comunque, anche se non si ha una solida base in una di queste materie, che sono un po' le basi che servono poi per comprendere le materie più specifiche della biologia, in ogni caso diciamo, quindi non fatevi limitare da questa cosa perché si può comunque tranquillamente studiare dalle basi, anche se appunto le basi non sono state abbastanza solide, si può in qualche modo recuperare. Quindi non fatevi limitare da questa cosa. Cosa studierete qualora doveste scegliere appunto di fare un percorso in scienze biologiche? Perché la cosiddetta laurea in biologia, oggi in realtà la triennale in biologia si chiama laurea in scienze biologiche. Esiste poi una specialistica, una laurea magistrale, che si chiama invece propriamente laurea in biologia. Quindi quello che noi oggi chiamiamo comunemente laurea in biologia troverete nei siti degli Atenei, la troverete definita come laurea triennale in scienze biologiche. Che cosa si studia? Come vi dicevo, sicuramente partirete dalle fondamenta della matematica, della fisica, della chimica, anche un po' di informatica, perché può essere utile poi per lo studio di alcuni, tramite alcuni software, alcuni programmi più in là. Queste diciamo sono materie abbastanza basali e poi si parte con delle materie un po' più specifiche che possono essere per esempio lo studio della genetica, quindi lo studio di quello che è un po' tutti i nostri geni che costituiscono il nostro DNA, oppure la fisiologia, la patologia, anatomia e tutte queste materie un po' più specifiche. La biologia cellulare che vi spiega praticamente come è costituita proprio una cellula, che è l'unità funzionale più piccola del nostro organismo, ma anche l'istologia, lo studio dei nostri tessuti, dei nostri organi e via discorrendo. Ma queste sono materie un po', diciamo, più specifiche. O per chi è interessato più alla parte ambientale, si fa anche zoologia, botanica. Io nel mio percorso di studio ho fatto anche ecologia, quindi è proprio lo studio del funzionamento insomma, dei vari sistemi presenti in natura, che può essere anche un buon punto di partenza, di base per chi magari è interessato più alla tematica ambientale e vuole poi appunto fare una specialistica in scienze ambientali. Io per esempio ho studiato a Catania, da me va fortissimo ovviamente biologia marina, quindi Chiaramente, essendo in Sicilia. Sì, ovviamente la laurea triennale, quindi scienze biologiche, vi fornirà, diciamo, delle prime basi per poter poi affrontare un percorso in laurea magistrale più specializzato, vi darà le basi per capire quale potrebbe essere il vostro orientamento più specifico. Ad esempio, noi siamo delle ricercatrici. Io ho sempre voluto fare ricerca, di conseguenza mi sono focalizzata poi su una laurea magistrale che fosse più legata all'aspetto ricerca. Ovviamente ne esistono di vari tipi, ad esempio la mia
è denominata biologia applicata alla ricerca biomedica, però ovviamente ne esistono vari tipi. E volevo appunto un po' parlarvi anche degli sbocchi professionali, perché appunto quella di fare ricercatore o comunque focalizzarsi nell'ambito della ricerca è solo uno dei tanti, delle tante possibili sfaccettature. Però di fatto che cosa potrebbe fare anche un biologo? Come ha detto Tiziana, può ad esempio focalizzarsi invece sullo studio dell'ambiente, delle interazioni degli organismi viventi con l'ambiente, perché la biologia fondamentalmente cosa studia? Studia la vita, studia tutti gli esseri viventi in tutte le sue forme, ma studia anche l'interazione tra i viventi, quindi non solo tra gli esseri viventi, quindi le interazioni fra i singoli, organismi viventi, ma anche tra i viventi e l'ambiente. Quindi c'è chi si vuole appunto magari più focalizzare sull'ambito ecologico o l'ambito ambientale. Esistono i biologi forensi che invece si occupano prevalentemente, ad esempio, di fare analisi biologiche o chimiche, per esempio, sulle famose scene del crimine nei casi di delitti. O ancora, ad esempio, un'altra possibile sfaccettatura, può essere, ad esempio, chi va a fare, la biologia più clinica. Qual è la biologia clinica? Chi sono i biologi clinici? Sono i biologi che si occupano di effettuare tutte quelle analisi nei laboratori privati o pubblici che voi andate a fare quando, ad esempio, dite devo andare a fare l'esame del Prelievo. sangue, esatto, i prelievi del sangue, per fare le analisi del sangue o vari altri tipi di esami più specifici, l'esame delle urine e via discorrendo. Quindi tutti questi esami fatti su prevalentemente appunto campioni di pazienti umani sono generalmente catalogati in quel ramo della biologia definita appunto biologia clinica. E quindi lavorare presso, come dicevo, laboratori di analisi pubblici o privati è una delle altre possibili sfaccettature. Insomma, un altro possibile sbocco, anche quella parte nei laboratori pubblici privati, negli studi di ricerca, anche all'interno delle grosse aziende farmaceutiche, cioè non ci lavorano solo chi è laureato in farmacia, spesso delle attività regolatorie se ne occupano anche tantissimi biologi, magari Esatto. dovranno accompagnare, insomma, fare anche un altro percorso oltre alla laurea, che magari sarà un attimino una specializzazione grazie ad un master, però insomma È un è un altro possibile possibile sbocco. sbocco lavorativo. Oltre alle aziende farmaceutiche, anche altre aziende dove può lavorare il biologo sono per esempio le aziende che si occupano della produzione di cosmetici, quindi non solo della produzione di farmaci, ma cosmetici o anche ad esempio prodotti biotecnologici. Cosa sono i prodotti biotecnologici? Sono ad esempio i prodotti che utilizziamo noi in laboratorio per fare ricerca, cioè quando io faccio ricerca, se devo attuare una determinata tecnica, utilizzerò dei reagenti, utilizzerò questi strumenti, le pipette. Utilizzerò dei macchinari, tutti questi macchinari, questi strumenti, questi reagenti vengono prodotti da aziende che si occupano, si specializzano proprio nella produzione di materiale biotecnologico e quindi un altro dei possibili sbocchi professionali del biologo. A tal proposito, volevo infatti dirvi un po' la differenza tra la figura del biologo e del biotecnologo, perché la figura del biotecnologo è nata dopo. Quindi magari non si parla tanto della differenza di questi due, per cui essendoci una laurea triennale in scienze biologiche, quella che noi comunemente definiamo laurea triennale in biologia, ma anche quella in biotecnologie, magari qualcuno di voi potrebbe chiedersi perché dovrei scegliere uno piuttosto che l'altro, qual è la differenza poi tra questi due percorsi formativi e quindi queste due lauree. Allora, come vi ho anticipato prima, il laureato in scienze biologiche, quindi il biologo, sostanzialmente si occupa dello studio di tutti gli esseri viventi, partendo proprio, diciamo, dalla parte più piccola che costituisce il nostro organismo, che è appunto la cellula, e tutte le componenti ancora più piccole che stanno all'interno della cellula, quali possono essere il DNA, l'RNA, le proteine. Non so se ne avete mai sentito parlare, penso di sì, nel vostro percorso di studi liceale, comunque. Ma si occupa, e si occupa anche però dello studio poi in toto dell'organismo vivente, quindi come vi dicevo, degli organi, delle interazioni tra i vari organi, delle interazioni tra i viventi e dei viventi con l'ambiente, focalizzato prevalentemente su questo. Le biotecnologie invece si occupano più di capire, di studiare i viventi in relazione
a questa domanda: a cosa possono essere utili gli organismi viventi? Cioè, come posso sfruttarli per ottenere dei benefici, per ottenere un servizio, un qualcosa di utile? Per farvi capire meglio, quindi è un po' più applicativo il percorso del biotecnologo. Cioè, studia sempre gli organismi viventi, tutti i meccanismi che regolano, stanno alla base del funzionamento dei viventi. Però li studia soltanto in maniera meno dettagliata, ma più invece focalizzata a come le nostre tecnologie possono utilizzare i viventi per produrre anche qualcosa che poi sia fondamentalmente utile per l'uomo, per esempio per la produzione di un farmaco, la produzione di un antibiotico, per permettere determinati studi di ricerca. Noi utilizziamo tantissimo i batteri durante la ricerca, utilizziamo i virus, i vettori virali. Come diciamo mezzo di come posso dire delive, di distribuzione, un po' come uno strumento, non vado troppo nel dettaglio tecnico, però per dirvi che appunto il biotecnologo si occupa proprio di questo. Ok, studio il virus, ma studio il virus per capire i meccanismi che mi possono servire per sfruttare un virus per fare studi di ricerca, per produrre vaccini e via discorrendo. Questo è quello che fa il biotecnologo. Vi faccio qualche esempio un po' più semplice, ad esempio di biotecnologia, quindi di un'applicazione, per esempio la produzione del vino. Come sapete, il vino viene prodotto dall'uva, però fondamentalmente che cos'è che dall'uva mi dà il vino? Vengono utilizzati dei microrganismi che utilizzano un meccanismo per produrre energia che si chiama fermentazione alcolica, che va a fermentare gli zuccheri che sono presenti nell'uva e come prodotto di scarto, tra i vari prodotti di scarto, diciamo, tra virgolette, scarto, perché per noi poi diventa utile questo scarto, troviamo proprio l'alcol etilico, che sta alla base quindi dell'alcolicità che poi contiene la bevanda del vino. Quindi il fatto di utilizzare queste forme viventi, che sono poi dei batteri, che ci permettono di alla fine andare a produrre il vino come fanno le aziende vinicole, è un esempio di applicazione di una biotecnologia. O ancora, ad esempio, la penicillina, che è un antibiotico che immagino conosciate tutti, quindi tantissimo usato, viene prodotto a partire da una muffa, per esempio, che è un altro organismo vivente, quindi esistono appunto dei laboratori dove queste muffe vengono coltivate e vengono sfruttate per produrre ed estrarre la penicillina, che viene utilizzata appunto come antibiotico. Anche noi nel laboratorio Utilizziamo utilizziamo la antibiotici. penicillina, perché noi lavoriamo con le cellule ovviamente derivanti da tumore umano, quindi lavoriamo con colture cellulari umane, però spesso le cellule possono essere infettate dai batteri. Quindi per poter, diciamo, contrastare ecco, la contaminazione da microrganismi, da batteri, si utilizza questo antibiotico che è appunto la penicillina. E questo è un altro dei vari esempi di applicazione appunto delle biotecnologie. Io volevo tornare un attimo su un'altra figura del biologo. Aveva accennato prima Monica che il biologo non si occupa solo di ricerca di base, ma si può occupare anche di ricerca clinica, quindi lavora a stretto contatto con i medici e a differenza nostra che magari utilizziamo come punto di partenza, possono essere le cellule, poi ci sono ricercatori che comunque studiano i virus, appunto i batteri, in questo caso il loro punto di partenza è il paziente. Quindi ci sono tantissimi biologi che si occupano di ricerca clinica, quindi devono settare anche le condizioni del disegno sperimentale, in questo caso il farmaco, quante volte va dato, come va dato, per quanto tempo, fare attenzione ai possibili effetti collaterali. Quindi disegnare insomma questo studio e allo stesso tempo il biologo può essere anche quello che invece per conto terzi fa un controllo sullo Esatto. studio clinico, quindi vedere che tutto sia in regola, che tutto sia a posto. E poi un'altra cosa che ci tenevo a dire per sfatare un po' un mito sull'ambito universitario, a prescindere dalla vostra base, ecco, non pensate al mondo universitario come professori, solo delle persone grandi che non aiutano. Io per mia esperienza personale ho avuto dei professori che sono stati molto disponibili, anzi forse questo è un vantaggio rispetto al liceo, mentre il professore al liceo deve occuparsi di tutta la classe.
Il professore all'università ha anche un suo orario di ricevimento in cui Dedica il dedica del tempo. tempo, se ne avete bisogno, allo studente per chiarire tutto quello che non è stato chiaro durante la lezione. Ecco, non è sempre vero che sia solo il numero di matricola all'università. Esatto, quindi appunto per ritornare al discorso delle basi, vi porto appunto il mio esempio, buone basi in matematica, buone basi in fisica, non altrettanto purtroppo in chimica, però comunque. Ecco, prendendo i libri che vengono definiti come linee guida, se io ho dei problemi nello studiarmi le mie basi di chimica o a lezione non ho capito qualcosa, voglio contattare il professore perché mi dedichi una mezz'oretta del suo tempo per spiegarmi un concetto che è appunto magari basale della chimica, però io non ho avuto delle buone basi di chimica, mi sto approcciando adesso alla chimica, ho bisogno di un chiarimento. È anche possibile fare questo, ecco perché non dovete, a prescindere dalla vostra provenienza, liceo classico, scientifico, tecnologico, quel che sia, non dovete limitarvi se pensate che quello che volete fare sia questo sostanzialmente. Ok, altro consiglio che vi posso dare è che poi vi abbiamo fornito un po' un quadro generale delle materie maggiormente affrontate durante il percorso in scienze biologiche. Però ovviamente poi da Ateneo ci sono sempre delle piccole differenze, cioè le basi che vi verranno fornite sono queste, le materie che fondamentalmente studierete sono queste, però appunto ci possono essere sempre comunque delle piccole differenze da Ateneo a Ateneo, anche un po' in come è strutturato magari il percorso di studi, quindi altro consiglio che vi posso dare è di andare sui siti dei vari Atenei a leggere nello specifico quello che vi interessa, come è strutturato in quel determinato Ateneo. Anche questo vi può dare una mano e vi può aiutare. Poi se avete delle domande, spero vi abbiamo dato più o meno un quadro generico di cosa eventualmente andrete a studiare, degli sbocchi professionali possibili, di avervi spiegato adeguatamente la differenza tra biologo e biotecnologo, spero l'abbiate abbastanza capita. Poi se avete altre, come dicevo, altre domande o avete dei dubbi da chiarire, insomma, noi siamo qua o anche semplicemente delle curiosità. Potete anche scrivere in chat. Un'altra figura importante è quella del bioinformatico. Quello è un tasto dolente, un'altra delle possibili specializzazioni del biologo, sì, è anche occuparsi Sì, dell'aspetto bioinformatico. sostanzialmente, vabbè, come dice il nome, sarebbe un'applicazione dell'informatica alla biologia, il bioinformatico. Oddio, noi non siamo adesso bioinformatiche, siamo biologhe, però, vabbè, grosso modo diciamo che utilizzano una serie di software per andare a fare delle analisi che poi possono essere davvero utilissime per il biologo perché ci danno già delle informazioni a monte e, diciamo, possono permetterci di fare un po' una sorta di screening, andare a vedere cosa è più utile o meno utile analizzare nel nostro contesto. Analisi sia di bioinformatica a livello genico, però anche a livello di proteina, va tantissimo anche la La proteomica. proteomica. Sì, quindi magari per dire io posso scegliere di fare un percorso in scienze biologiche di triennale, ma poi fare una Una magistrale che specialistica. invece sia bioinformatica, quindi che non andrò mai nel laboratorio a fare per esempio quello che facciamo noi, ma mi occuperò semplicemente dell'utilizzo di determinati programmi, software, farò tantissima matematica, tantissima statistica e mi andrò ad occupare dell'aspetto bioinformatico. Poi tutte queste sfaccettature le capirete una volta affrontato il percorso triennale Scienze Biologiche, dove avrete le basi che vi serviranno per qualunque tipo di magistrale e un po' un'infarinatura di tutte le possibili materie più specifiche, un'infarinatura generale. Poi è chiaro che ognuno si andrà a specializzare in quello che riterrà essere più affine alle proprie attitudini, ma anche in generale essere quello che un po' volete maggiormente fare. Però questo, diciamo, è un po' il quadro generale di quello di cui vi potrete occupare. Qualora doveste scegliere questo percorso di studi. Tra l'altro, la mia collega ha portato Una pipetta. un strumentino per farvi vedere qualcosa di quello che facciamo, tipo il laboratorio. Non so se sembrava carino farmelo Vabbè, questa vedere. faccio dare una provetta d'acqua, non c'è niente di che, Quindi, per però. dire, noi spesso utilizziamo, ecco, queste, non so se la vedete, queste provettine piccoline dove spesso è contenuto il nostro campione, che non lo so, può essere un lisato di, cioè un. Delle proteine,
Oppure può essere, non lo so, DNA, RNA, possiamo avere un po' di tutto, è una delle tante. Di solito abbiamo a che fare sempre con materiale molto piccolo, quindi questo per dire, ad esempio, un esempio di una provettina che noi comunemente utilizziamo praticamente quasi tutti i giorni, sono queste provettine qui. Alessandro, lo so, non è Ah, proprio sì. Alessandro, dici pure se, o se vuoi scriverla in chat, se non hai la... Guardi, purtroppo la chat è disattivata a quanto pare. Ok, se vuoi puoi parlare, ciao. Buongiorno. Allora, volevo chiedere, nel caso in cui si volesse attuare più un lavoro che richieda le attività sul campo, tipo, sì, sembra un po' stupido, però io volevo tipo fare il guardiaparco o comunque un lavoro che implichi un contatto stretto, anzi, con la natura. Voi cosa consigliereste? Allora, sicuramente una laurea triennale in scienze biologiche per iniziare va benissimo. È chiaro che dovresti poi andare a scegliere una magistrale che si avvicini di più a quello che fondamentalmente vuoi fare, però potresti anche scegliere in alternativa una triennale in scienze naturali. Diciamo che sia una triennale in scienze naturali che una triennale in biologia, o meglio, per essere più precisi, in scienze biologiche, potrebbe sostanzialmente aprirti fornirti la possibilità di percorrere questa strada, cioè entrambe le cose, devo essere sincera. Poi io non ho fatto scienze naturali, per cui non posso dirti nello specifico, però posso dirti che sicuramente in scienze biologiche avresti questa opportunità e ti consiglierei quindi poi una specialistica che magari sia più legata all'ambito ambientale o all'ambito ecologico. Ce ne sono tantissime, come anche nell'ambito della ricerca che facciamo noi, io e la mia collega ci siamo entrambe specializzate tramite una laurea magistrale nell'ambito ricerca, però alla fine, se vai a vedere il nome del suo percorso di studi e quello mio, sono completamente diversi, però poi fondamentalmente entrambe sono applicabili all'ambito della ricerca. Quindi andrei poi a vedere sui vari atenei, diciamo, le possibili lauree connesse all'aspetto ecologico, all'aspetto ambientale che tu puoi trovare, andrei a leggere un po' il percorso di studi, però ripeto, una triennale scienze biologiche andrebbe benissimo anche in scienze naturali. Sì, infatti io avevo già adocchiato la magistrale in biologia. Sami, non ti sentiamo benissimo. No, dicevo, io avevo già infatti adocchiato la magistrale in zoologia che mi ispira molto. Ok, sì, andrebbe benissimo perché comunque la zoologia si occupa sostanzialmente dello studio Studio degli prettamente animali. degli animali. Quindi comunque sì, per esempio, non so, per un botanico andare a lavorare in un orto botanico potrebbe essere ideale, per te ad esempio andare a lavorare, non lo so, magari in uno zoo come guida per la visita di uno zoo, per esempio, se ami il contatto con la natura e con gli animali, potrebbe assolutamente essere azzeccata, direi proprio di sì. Direi che sei sulla buona strada. E poi ci sono anche chi lavora negli Cioè, è studi zoo corretta la tua? Anche profilattici. esatto. Sì, e per questo genere di percorso, voi che università consigliereste? Tipo la statale oppure quella di Pavia? Allora, quello che posso Oddio. dirti è che, allora, in realtà secondo me non c'è propriamente un'università da consigliare, nel senso che poi alla fine è un po' molto soggettivo quello che preferiresti più nel dettaglio, avere come tipo di struttura di studi, però poi fondamentalmente le basi sono le stesse un po' in tutte le università. Quindi io ovviamente non conosco bene l'università di Pavia o non so, l'università l'Insubria di Varese, perché ad esempio io ho fatto il mio percorso di studi di magistrale alla Statale di Milano e quello che posso dirti è che mi sono trovata benissimo. Però ovviamente poi questo è molto soggettivo. Secondo me in questi casi conviene andare direttamente sui Sul sito siti, sul dell'Ateneo. sito esatto dell'Ateneo e andare a leggere propriamente sia i, diciamo, nel vostro caso, vabbè, sarà la triennale scienze biologiche, ma anche poi le eventuali magistrali che possono essere già presenti in quella stessa università dove magari voi andate a fare la laurea triennale, perché magari questo vi può essere utile perché molti professori saranno poi gli stessi, altri saranno diversi, ma magari altri sono gli stessi, e vedere se quindi ci sono delle magistrali che
è possibile seguire che sono di vostro interesse nello stesso ateneo dove fate la triennale, ma se anche cambiate ateneo, perché magari poi invece la magistrale, andando a leggere sui siti delle università, dei vari atenei, la preferisco a Pavia, ovviamente proverò lì. Però ad esempio io quando ho scelto la mia laurea magistrale sono andata a leggere sui siti delle università, c'erano appunto, come ti dicevo, legati alla ricerca diversi tipi di magistrale che differivano magari perché alcuni avevano degli esami a scelta differenti che tu potevi appunto scegliere. Io in base a quella che era la mia inclinazione maggiore, gusto personale, ho deciso di venire a quella chiamata biologia applicata alla ricerca biomedica che era qui in Statale a Milano. Però insomma, il nome di quella che ha fatto io la mia collega. Io ho studiato invece biologia cellulare e molecolare, quindi io mi sono occupata tantissimo di come funzionano le cellule proprio dall'inizio, dalla riproduzione in poi, tutti i meccanismi fisiologici, tanta biologia molecolare, approfondimento anche insomma abbastanza intenso di genetica rispetto a quello che avevo invece fatto alla triennale. Come avevo detto all'inizio, io in realtà sono siciliana, quindi ho studiato giù sia la triennale che alla magistrale, e come vi ha detto Monica, nel mio caso quello che volevo fare io, l'offerta formativa era abbastanza ampia, e quindi ho scelto di rimanere a studiare lì. Nel suo caso lei invece si è spostata ed è venuta a studiare qui in Statale. Ad esempio, se non sbaglio, anche a Ravenna, per chi voleva fare magari il ramo ambientale, mi sembra che hanno un buon corso di studi in biologia marina, sono abbastanza sicura. Però diciamo che se sei indirizzato su qualcosa che abbia a che fare con l'ambiente, o scegli biologia, appunto, scienze ambientali, scienze naturali, come laurea triennale. La biologia sicuramente, le scienze biologiche ti possono dare una grossissima infarinatura perché botanica, zoologia, ecologia e la fisiologia vegetale ci sono, e poi questo magari forse può essere anche più adatto perché ti permette allo stesso tempo di avere poi più scelte dopo se nel caso tu volessi continuare prettamente con la biologia. Quindi avendo già quelle basi non avrai difficoltà a spostarti sul ramo ambientale, se invece puoi rimanere più su come sistema vivente, l'uomo, invece sei ancora in tempo. Però sì, insomma, per rispondere poi più nel succo alla tua domanda, andrei sostanzialmente a vedere sui singoli siti dell'università le offerte formative nel dettaglio, però non penso ci sia propriamente un'università migliore di un'altra. Penso che sia soggettivo in base un po' al proprio gusto personale di quella che è l'offerta, rispetto a quella che è l'offerta formativa. Va bene, grazie mille. Figurati. Sì? Sì? Diteci pure. Aula 12 Crespi. Buongiorno. Ciao. Io vorrei chiedere se sconsigliate di intraprendere il percorso di biologia marina a chi alle superiori non ha buone basi di fisica e matematica. No, assolutissimamente. Intanto perché biologia marina intanto è una laurea specialistica, quindi prima dovete fare la scienze biologiche triennale. E poi, come vi diceva Monica, cioè veramente il programma sia di fisica che di matematica, che di chimica, viene ripreso all'università, proprio si parte proprio dalle basi. Adesso voi siete quarto, quinto, mi sembra, ma si parte proprio da alcuni concetti che sono stati affrontati, ad esempio in fisica quando voi eravate al terzo anno, quindi assolutissimamente no. E la stessa cosa vale per la matematica. Tra l'altro credo che matematica sia anche un corso annuale, quindi c'è tutto il tempo cioè viene affrontato durante un anno. Davvero no. Quello che ti posso dire è che ovviamente i tempi saranno velocizzati all'università, quindi magari, non lo so, un corso di matematica sì, è annuale perché è strutturato magari in due o tre esami differenti l'anno, però per ogni esame, non so, ci saranno due o tre mesi di lezione, quindi ovviamente è tutto più velocizzato, per cui è chiaro che se tu hai delle buone basi rispetto a un altro che non le ha, seguirai molto più velocemente il corso e magari sarai già pronta al primo appello possibile a fare l'esame, mentre magari un altro che in quel momento non ha quelle basi impiegherà
più mesi magari per riuscire a fare suo quel determinato percorso specifico, quel determinato settore della matematica. Quindi è chiaro che agevola molto avere delle buone basi, però non è un fattore limitante. E appunto ti posso portare la mia esperienza, in questo caso per la chimica, però vale lo stesso, cioè io non le avevo di chimica, le buone basi, sono dovuta partire proprio da zero, dagli atomi e dai legami tra le varie molecole, i legami possibili, quindi qualcosa proprio di basale. Però alla fine sono riuscita, ci ho messo più mesi degli altri, di molti altri colleghi, però poi ho fatto il mio esame di chimica tranquillamente. Quindi non farti limitare se è quello che vuoi fare, però sappi che ovviamente dovrai metterci più impegno, più tempo, farai un po' più sforzo degli altri in quella determinata cosa, ma non è limitante. Se volete, stavo pensando, possiamo anche lasciarvi le nostre mail, perché se magari... Non so, in questo momento non vi vengono delle domande, però poi vi sorgono dei dubbi dopo, potete anche contattarci via mail e noi possiamo rispondervi. Se non volete, non so, scrivere in chat. Non possiamo scrivere in chat, mannaggia. Ok, non so se qualcuno di voi vuole appuntare le nostre mail, la mia è monica.valitutti con la V di Verona, una sola L. Vali tutti, istitutotumori.mi di Milano, quindi .mi.it. La mia invece è Tiziana con una Z, punto Di Marco, istitutotumori.mi.it. Quindi se qualcuno di voi è magari timido e non vuole parlare al microfono, o se magari in questo momento non vi viene nessuna domanda, ma poi dopo, ripensandoci su, avete una curiosità, qualcosa che in questo momento non vi è venuto, noi siamo assolutamente aperte a rispondere alle vostre mail, quindi non c'è alcun problema. O se avete dei dubbi su quello che vi abbiamo detto, qualcosa non è chiaro, magari potete assolutamente chiederci. Comunque vedo che alla fine con i tempi non è cambiato nulla, matematica e fisica sono sempre ritenute delle brutte bestie, però vi assicuro che poi non è così, ecco, non... Vi assicuro che non deve essere un limite nella vita per fare quello che volete fare, assolutamente. Non che chimica sia più semplice, però ecco, anche quella è tostina. Però tornando indietro, rifarei tutto, rifarei anche il mio studio di chimica durato diversi mesi perché non avevo le basi, lo rifarei per tutto quello che ho imparato e per quanto è bella. Ok, mi sembra che non ci siano altre domande. Quindi se tutto ok, tutto chiaro, spero vi siete segnati le mail. Mi dispiace che non posso scrivervela nella chat perché in quel modo sarebbe rimasta un attimino più impressa. Però se è tutto ok, noi vi ringraziamo. No, non fa scrivere la chat, niente. Noi vi ringraziamo per l'interesse che comunque avete mostrato. Fa sempre piacere sapere che ci sono persone che vogliono fare un po' il tuo stesso percorso, il tuo stesso lavoro, che hanno i tuoi stessi interessi. È stata una bella chiacchierata per noi. E tra l'altro noi non ci conoscevamo nemmeno tantissimo bene. No, prima, ne abbiamo approfittato per fare conoscenza. Il nostro istituto è molto grande, quindi ci vedevamo ogni tanto, però non ci conosciamo bene, quindi questo ci ha permesso infatti anche di conoscerci meglio. Okay. Ecco, questa è ecco, un'altra cosa bella comunque del biologo, è che può, a parte vabbè, questo momento, comunque a volte può sembrare un lavoro singolo, in realtà è un gran bel lavoro di gruppo. Di gruppo, cioè non si è mai soli, abbandonati nel laboratorio, eh. Cioè sì, ok, l'esperimento magari in piccolo lo porto avanti io, però c'è una grossa interazione sia con gli altri membri del tuo stesso gruppo, ma anche con i membri, insomma, di tutto il dipartimento, insomma, l'istituto con il quale si collabora. E questo permette anche tantissimo di crescere, perché avendo anche già delle esperienze formative un po' diverse, lei può dare qualcosa a me o viceversa. Sì, sì, ad esempio nel mio laboratorio siamo in tre, i ragazzi junior, poi ci sono i nostri capi che sono senior, appunto, sono definiti senior, due di noi sono biologi, quindi sono laureati in scienze biologiche, poi ognuno ha
fatto la propria magistrale comunque legata alla ricerca, ma una delle mie colleghe è biotecnologa. Però alla fine poi nell'ambito ricerca ci siamo ritrovati tutti. Sì, prego, un'altra domanda è arrivata. Sì, siamo sempre noi. io vorrei chiedervi anche che cosa vi ha portato e spinte a fare biologia. Ok, chi mi... Vabbè, io posso iniziare io. Allora, in realtà devo essere onesta, il mio rapporto con la biologia al liceo non è stato bellissimo, cioè è stato il voto più basso, era una secchiona, ma l'unico voto basso che ho preso l'ho preso il mio primo 2 in biologia. Quindi intanto quella era diventata proprio una sfida personale con la biologia, per cui io dovevo per forza entrare nei meccanismi della biologia a tutti i costi. No, ma se non è vero. E alla fine comunque mi sono laureata con il massimo dei voti sia alla triennale che alla magistrale, quindi questo non significava proprio niente. E poi un po' a livello personale, un po' quello che avevo io all'inizio era di dare una mano, se possibile, nella cura delle malattie. Non volevo fare il medico, perché non sarei stata in grado di vedere... perché il medico sì è bello, perché vedi sia tanta gioia in alcuni casi, ma anche tanta sofferenza. Quindi io volevo essere ancora prima, cioè evitare proprio che arrivasse la sofferenza, e quindi ecco che cos'è che mi ha spinto a voler fare nel mio caso ricerca e poi addirittura arrivare qui all'Istituto Nazionale dei Tumori. Quindi sì, è un po' una cosa che ti deve smuovere da dentro. Ma io posso dirti che ho scelto di fare biologia perché ho conosciuto questa materia al liceo, fondamentalmente l'ho conosciuta bene durante i miei 5 anni di liceo, il liceo classico, e appena, diciamo, già al primo compito in classe me ne sono innamorata, nel senso, come ho iniziato ad approcciarmi in uno studio più approfondito a questa materia, mi è piaciuta tantissimo. E poi invece la scelta magistrale di fare propriamente ricerca è la stessa motivazione di Tiziana, volevo fare qualcosa che potesse dare un contributo alla cura delle malattie nell'uomo. E quindi questo sostanzialmente. Cioè, anche un po' le cose che magari si possono vivere in famiglia, ma anche banalmente che si vivono anche per, non so, le famiglie degli amici, così, vedere la sofferenza di tutte le malattie che purtroppo esistono e sapere di poter dare un contributo a questo è stata la spinta per farmi poi scegliere di specializzarmi nella ricerca. E poi un'altra cosa è che secondo me, rispetto magari ad altri tipi di scienze, secondo me la biologia è una scienza molto giovane e molto dinamica, tantissimo, cioè dinamica. In continuazione c'è sempre qualcosa di nuovo che magari io avevo studiato al liceo, cioè, scusatemi, durante il percorso universitario, e dovrei andare di nuovo insomma ad approfondire, perché magari ha cambiato qualcosina, quindi diciamo vengono che scoperte, esatto, cose nuove, nascono nuove tecniche, quindi non ti annoi mai, c'è sempre qualcosa di dinamico. Cioè è bello perché è un po' l'applicazione di alcune scienze esatte come la matematica, la fisica e la chimica, però in realtà cambia in continuazione, dinamica, e lo devi dimostrare, insomma, il cambiamento. Quindi per questo è anche molto bella. Ok, invece ci sono università all'estero che consigliate di biologia? Perché noi chiediamo, perché noi facciamo il linguistico. Quindi, ok. Allora, personalmente non ho mai fatto esperienza neanche di Erasmus, quindi non lo so, però ho avuto colleghe che hanno fatto esperienza di Erasmus e si sono trovate bene, anzi devo dire, di solito all'estero già in triennale si fa molto più laboratorio, che in Italia magari manca un po', perché la ricerca in Italia, dovete sapere, ve lo dico perché è la verità, purtroppo è molto meno incentivata rispetto all'estero, per cui non ci sono tantissimi laboratori, tantissimi centri nell'ambito della ricerca, quindi sto sempre parlando, sono principalmente localizzati nel centro-nord dell'Italia, ce ne sono pochissimi al sud centri di ricerca, e quindi anche e soprattutto per i ragazzi in triennale, per esempio, il laboratorio è un qualcosa in cui si va a poco, perché ce ne sono pochi. Quindi si dà più priorità ai ragazzi di magistrale, e quindi non è una cosa tanto facile a cui accedere,
mentre nelle università all'estero, per esempio, già una mia collega che ha fatto l'Erasmus già in triennale, lei è riuscita a fare molta più attività di laboratorio, più pratica, a vedere già più praticamente in triennale che cosa poi avrebbe potuto fare. E quindi per le esperienze degli altri, delle mie amiche, ti posso dire di sì, che secondo me è una cosa valida da fare. Però non ho avuto esperienza diretta, non so Tiziana. No, io no, nemmeno, non sono andata, non ho fatto Erasmus, questo no. Però credo che comunque, cioè, mi sembra che è un bel paese che va forte. La Germania, l'Olanda tantissimo, quindi Paesi Bassi, quella zona lì, Germania, sono per la ricerca sono molto all'avanguardia. Non vi dico anche Stati Uniti perché sono un po' lontanucci, però rimanendo nell'ambito Europa sicuramente questi due stati tanto. E credo anche il Regno Unito, insomma. Forse anche il Regno Unito, sì, che ormai però non è più nella comunità europea, però. Però sì. Okay, però grazie. Un'altra cosa che vi posso dire, per esperienza personale, che ho imparato dopo la laurea, quindi quando ho iniziato ad approcciarmi al mondo del lavoro, l'inglese è fondamentale. Proprio diventa veramente una cosa molto, molto importante, anche per trovare lavoro può essere veramente fare la differenza, e quindi sicuramente fare un'università all'estero in cui magari segui un corso in inglese ti dà un vantaggio enorme, questo sì, devo dirlo. Nonostante io non l'abbia fatto perché l'ho fatto in Italia, però devo ammettere che ti dà un grosso vantaggio. Però mi sembra che a Milano ci sia qualche corso di laurea in inglese, che viene tenuto tutto in inglese. Però di solito sono corsi di magistrale piuttosto che... Sì. Ok, grazie. Figurati. Ok, ragazzi, noi rimaniamo altri 10 minuti qui in linea. Così se a qualcuno viene qualche altra domanda da fare, noi siamo sempre qui in linea. Poi se fra altri 10 minuti non ci sono domande, possiamo andare tutti a mangiare, se siete d'accordo. Grazie soprattutto anche ai ragazzi che hanno fatto le domande per questa interazione. È un piacere per noi. Grazie. Gabriele e Legnano, vi salutiamo. I ragazzi non hanno nulla da chiedervi, tutto chiaro. Grazie. Ok, va bene. Ok, allora, grazie per il feedback. Allora vi lascio un buon pranzo. Buon pranzo anche a voi. Buona continuazione di giornata. Ciao.